Mezz'estate, veleno, polline e alchimista. Scusa, io non mi ricordo mai i nomi delle cose, proprio non. Sì, usiamo più o meno questi. Forse anche un tocco di chimera. No, sì, chimera. Che è questo, viola scuro. Per me è un viola. Su tutto l'occhio metto il 130 di Kiko, che è un color carne, giusto per uniformare, visto che il primer era di una colorazione neutra, cioè lucido, trasparente. Io, se trovassi le cose, santi nomi, che se uno si preparasse le cose prima, no? No, vabbè, perdonatemi, è la prima volta che faccio una cosa del genere, per cui. Giusto proprio perché era da un sacco di tempo che mi frullava l'idea di fare dei tutorial anche io. Perché mi diverte molto truccarmi. Vedete, niente, semplicemente andiamo verrà fuori una cosa di un'ora, non ho idea, cioè, in genere non ci metto poco a truccarmi, un po'. Allora, sì, effettivamente questa palette non è facile da usare, perché comunque ho notato che quando la usi già da un occhio all'altro, la colorazione cambia in base alla luce, ovviamente. Perché sono cangianti, per cui è difficile. Però voi fregatevene, cercate di dosare il vostro. Secondo me questa matita qua non c'entra niente. Beh, insomma, cercate di dosarvi. Allora, prendiamo un cajal bianco. E intanto applichiamolo qua, così. Per il colore più scuro, dicevo, non uso nessuna matita perché sennò si intensifica troppo. E visto che appunto, se fosse un trucco che dovete usare non per andare in ufficio, insomma, potreste farlo, però, visto che è comunque da giorno, ok, la sfumiamo semplicemente questa matita. Se non volete usare un pennellino, usate le dita. Eccoci. Questa era la Kiko Kajal. Kiko Kajal bianca. Perfetto. Poi Kiko arancione, sempre Kajal, è l'edizione quella che hanno fatto per le Olimpiadi, non assolutamente, Active Colors, non ne ho assolutamente idea, però
veramente. La 103 comunque la trovate ancora, sia su internet sia... Spero che abbia messo a fuoco. Questo intensifichiamo un po' il mezzo estate. Quindi... Oddio, se fosse un po' più morbido sarebbe anche meglio. Scusate, ogni tanto questo cameretto si la fotocamera si spegne. Allora, se fosse un po' più morbida non sarebbe male, però. Allora, vedete, la mettiamo praticamente dall'inizio della pupilla a qui, lasciando l'angolo libero. E andiamo sempre a sfumarla. Riutilizzo il pennellino. Anche un po' le dita perché ho le lenti, vedete? A questo punto va bene. Ah no, scusate, allora prima usiamo il polline e lo andiamo a mettere dove era dove abbiamo messo la matita bianca. Infatti appunto con il pennellino questo qui, abbiamo un pennellino, insomma, che vi ci trovate bene. Andiamo a mettere il mezzo estate. Prima lo picchiettate. Andate sempre poco per volta. Tanto c'è sempre tempo. Anche sotto. Sto sudando, c'ho tutto il naso sudato, che schifo. Che non so se i caloriferi sono spenti, so proprio io che sono calorosa. La matita sotto è per far esaltare un po' di più. L'arancio dell'ombretto. Ora uso sempre della Elfa. Mi ci trovo bene con questi pennelli. Sinceramente, un anno che ce li ho e sono contenta. Veleno. Per intensificare questo, volendo, potremmo metterci la matita, o una matita verde scura o un marrone, perché questi sono i due colori, però noi non vogliamo fare una cosa troppo pesante, sempre un trucco di lavoro. Vedete, io parto da qua, da sotto, e vado verso, è già ho perso il, e vado verso l'angolo.
praticamente piccola parte inferiore e poi. Poi non vi preoccupate che andremo a sfumare il tutto, eh. Adesso è molto scuro, molto marcato. Un'ombretta penna, sì, un ombretto, una pennella penna, questa è della Neve Makeup, Neve Cosmetics, e non c'è scritto assolutamente il numero, è enorme. E con movimenti circolatori sfumiamo, vedete qua che scende, poi prendiamo così, facendo semplicemente questo movimento. Lo sfumiamo bene. Nella riga della, fra la palpebra mobile e la palpebra superiore. Fino qua. Poi riprendiamo questo pennello angolato, riprendiamo un pochino di neve, di veleno. E nella riga io vado a rifare un po' di ombreggiatura. E anche nell'ultimo pezzo di palpebra mobile. Perfetto, no? Poi l'altro occhio, stessa cosa, veleno, togliamo, speriamo di togliere l'eccesso, parto da sotto e vado sopra e rientro la palpebra mobile. E scendo fino al polline praticamente. Vedete, qua ho prelevato meno prodotto. Sbagliato io. Ovviamente succede. Non sono una professionista assolutamente. Mi diverte molto però toccarmi. Anche toccare le amiche, mi piace. Allora, io ho gli occhi diversi. Quest'occhio è più grande e questo è più piccolo, per cui non mi vengono mai, mai, mai uguali. Assolutamente. Mai. In genere mi trucco non in questa posizione. Con il pennello a penna praticamente lavorate finché non ottenete la sfumatura che volete voi. Capito? Poi con le dita, con un cotton fioc, insomma, vi sistemate, no? Vedete? Guardo per vedere, alle luci, ve l'ho già detto, questa palette mi inganna molto con le luci. Riprendiamo il nostro pennello con cui avevamo usato mezz'estate, lo ripassiamo un po'. Guardate.
Poi sempre con lo stesso pennello, la sfumatura, pulite un po' così sulla mano e sempre circolarmente, come se amalgamate i colori. La crema di L'Oreal mi fa sudare il naso. Ora, col pennello da sfumatura, sempre, questo è già pulito, andiamo a prendere ancora un po' di polline. Togliamo l'eccesso. Lo andiamo ad unire un po' come un illuminante. Se no potete metterci anche tranquillamente o il vostro illuminante preferito o un ombretto bianco, se non volete mettere il giallo, comunque è un giallo. Io poi proprio qua ci metto, adesso ve lo faccio vedere, è un ombretto bianco Collister, queste cose sono inutili, cioè voi ditemi come si utilizza questa cosa. Cioè, dovrebbe essere comodo, ho un'idea, cioè. Come si utilizza? Proviamo, ma non ce l'ha. Secondo me è inutile. Quindi, no, comunque questo è un bel bianco, è anche un primer, ombretto Satin Primer Color Satin Eyeshadow, Sette Neve della Collister. Credo sia una nuova collezione, non so, io la Collister non mi piace molto, però questo devo dire che è un buon ombretto. Fatto ciò, andiamo con un pennellino piccolo piccolo, che adesso troverò sicuramente. Questo di Kiko Ice 2011 211. Andiamo a prendere un pochino pochino di Alchimista, Chimera, aspetti che ve lo dico bene, Alchimista, questo qui, che io trovo che stia benissimo all'angolo dell'occhio, proprio gli dà quei brillantini, perché con un pennello così piccolo vai a prelevare praticamente solo i brillantini e lo tamponiamo semplicemente. Andiamo a dargli giusto quei brillantini. Ok, adesso contorniamo il nostro occhio con la matita. Io adesso uso, se la trovo, sì, la trovo. Allora, io uso la stilo Occhi Waterproof di Chanel,
Questo numero è il numero 83, Cassis. Spero che ti veda. È una matita in stilo. Usata. Dietro ha il suo temperino. Questo è il suo temperino. Che dobbiamo cercare di pulire con po' di carta e vado a farmi tutto il contorno, non tutto il contorno, perché non mi va di mettere eyeliner, perché parto da sotto e vado sopra. Però non vi preoccupate che andrò a sfumarla con un pennellino. Quindi anche se non viene perfetta, perché è un po' dura. Non arrivo, non faccio tutto l'occhio, faccio giusto da qui anche sopra la stessa cosa. E poi faccio un po' di codina, che però amplifico, miglioro con il pennellino che avevo in mano prima, porca miseria. Sono un disastro, ecco. No. Pennellino piatto, è proprio eyeliner brush, ovviamente è stato lavato ma il colore non viene più via, sempre della Elf. Ma non mi ci sono trattata bene queste cose. Comunque insomma lo vado a sfumare. Vedete? Non so se vedete, non so se si vede. Comunque insomma, non gli voglio dare una cosa troppo netta. Perfetto. Poi ricordatevi che secondo me mascara aggiusta tutto. Proprio. Cioè, secondo me questo è un trucco che non è da make-up artist, ho fatto una cavolata. Però vedete, non è perfetto. Però il risultato nell'insieme va bene. E se ci volete mettere un eyeliner, un gel, secondo me la matita nera qua non va bene. Però, poi a me, siccome piace che sia ben definito qua, io ci rimetto un altro po' di, come si chiama? Ombretto bianco, che ovviamente ho riverso già subito, eccolo, metto con le dita, controllo che le dita siano pulite, perché lo sfumate molto bene. Poi, allora, io le sopracciglia non la schiena inferiore, io metto questo verde sempre di Chanel Jade, se lo giro giusto magari, numero 50, stessa cosa di prima,
Questa e ne ho usata, eh. Stessa cosa. Ne ho usata e l'ho temperata. Questa la metto nella rima inferiore. Sono arrossati tantissimo gli occhi perché mi deve essere finita un po' di polvere nelle lenti, sicuro perché le sento. Durerà 2 ore questo video, l'ho già detto. Allora, blush. Blush. Kiko. Della linea Lavish Oriental. Pink Kiss. È un blush in crema. Ha mi piace molto. Va applicato con le dita o con il pennello in fibra. Con le fibre, non lo so, un pennello speciale. Io ho sempre acquistato lì da Kiko. Penso che si trovi anche, insomma, su internet. Vabbè, dite, ne prendete un po'. E lo sfumate bene. A me piace l'effetto Biancaneve. Mi piace avere le guanciotte rosse. Poi in genere me ne metto un pochetto. Perfetto. Mi piace. L'ho acquistato anche questo sabato. Ha una buona durata. Ah, poi tra l'altro lo vendono in questa bellissima pochette. Non serve a niente, ma comunque. Te la fanno pagare pure questa, non che ti regalano niente. Poi è vero, Kiko ha alzato i prezzi. Mascara, io volevo mettere questo qua di MAC. Nude Lash, che è quasi finito. Infatti userò solo il pennellino, quello più fine. Tanto mascara sistema tutto sopra e sotto, se vi piace. Perfetto. Che siccome è un trucco da lavoro, secondo me il rossetto naturale ci sta bene. Allora, o mettiamo un aranciato, oppure io proverei a mettere questo Kiko, è una matita cremosa però, da 405. A me sembra un rosa antico, un nude rosato, che comunque sta bene.
Se ci mettete un salmone, allora vado a mettere un pochino di... io ho le labbra secchissime, ci sto mettendo su di tutto, mi sto passando del sfogliante, niente. Metto su un po' di nettare per labbra, che non mi convince anche questo più di tanto. Però, molto buone. Anche questo serve per fare i rossetti dei pigmenti. Senti, vorrei provarci a fare dei rossetti, devo fare un po' di... esperimenti. Ah! Prima però mettiamo il barbatrucco, l'illuminante. Io ho questo, ne ho diversi, usiamo questo, io uso questo della linea China Doll di Pupa, è una limited edition, ma credo perché vabbè, pearly edition e penna e vado a metterlo giusto qui. Ma non capisco se esce. Ha proprio un bel colore. Che non disturba. Vabbè, se lo volete più lucido ci mettete su un lip gloss. Faccio le cose da lontano che non ci vedo. Perfetto. Ma questo di che cos'è? Perfetto, finalmente il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto e che non sia stato noioso, mi dispiace ma non ho mai fatto appunto il primo, però volevo che, vedete, cioè il trucco così, cioè, è molto naturale comunque come colori. Bene, spero che vi possa essere stato d'aiuto. Ciao!